Buongiorno a tutti, prima commissione consiliare lunedì 5 dicembre 2022, siamo su Zoom. Allora, facciamo l'appello, ci sono Barbuti, Presente, buongiorno a tutti. Biondi, non l'ho ancora visto, va bene. Convezzano, Presente, ci sono. Dini, ha detto che ritardava un pochino, non c'è ancora. Punzo. Presente, buongiorno. Simonetti, Sì, presente, buongiorno. Tolaini Presente, buongiorno a tutti. e Trapani, buongiorno a tutti. Sì, presente, buongiorno. Perfetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Bene, allora, stamani, se non ci sono comunicazioni, direttamente all'ordine del giorno con la proposta, ci sono due proposte, la 80 e l'81. E abbiamo con noi il comandante Messerini che ringrazio della presenza sui due regolamenti tecnici, sui passi carrabili e sull'assegnazione ai titolari di contrattazione disabili di spazi di sosta personalizzati, tutte e due per la nostra espressione di parere. Abbiamo affrontato entrambi i regolamenti l'altra volta, il 21, abbiamo guardato alcune cosette, oggi abbiamo le delibere per cui. Se ci sono intanto cose da dire, comandante, diciamo, se ci sono domande nostre, facciamole e poi andiamo nel specifico delle due proposte e poi vabbè, vediamo come e quando votare. Prego, comandante, se c'è qualcosa. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Niente, come abbiamo già visto anche nella precedente riunione della commissione a quale sono stato invitato, sono due, come giustamente premetteva lei, sono due regolamenti tecnici che vanno, diciamo, a colmare una lacuna nell'ambito delle normative del Comune di Pisa, perché una riguarda appunto la possibilità, tra l'altro riconosciuta dal codice della strada, di assegnare a determinati soggetti con determinate caratteristiche fisiche degli spazi di sosta personalizzati. Lo spazio di sosta personalizzato è quello spazio che viene contrassegnato con un numero corrispondente a quello dell'autorizzazione delle persone invalide, quindi su quello spazio ha diritto a sostare esclusivamente il veicolo asservito a quella determinata persona. Dico perché si viene a colmare una lacuna, perché abbiamo già, sia noi Polizia Municipale, sia la Pisamo, circa una decina di istanze da parte di cittadini residenti che richiedono appunto la realizzazione nei pressi delle loro residenze di uno spazio personalizzato. Non avendo appunto fino ad ora un regolamento che disciplinasse le condizioni, le modalità, il procedimento finalizzato al rilascio di queste particolari autorizzazioni, quindi ce ne stiamo dotando in questo momento. L'altro regolamento, invece, anche questo è un regolamento integrativo di quella che è la disciplina generale proposta dal codice della strada per quanto riguarda i passi carrabili. Infatti sono regolamenti, come giustamente sottolineava il Presidente, regolamenti tecnici, nel senso che la discrezionalità amministrativa in questo ambito è ridotta proprio al minimo. Perché abbiamo sentito la necessità di proporvi questo regolamento? Perché per la conformazione urbanistica della città di Pisa, soprattutto il centro storico, le prescrizioni generiche del codice della strada sono spesso irrealizzabili. Io penso, per esempio, ai 12 metri dall'intersezione. E soprattutto perché il codice della strada non pone delle misure minime per quanto riguarda l'apertura del passo carrabile, limitandosi a darci delle prescrizioni, quali per esempio l'arretramento del passo, la dotazione di un cancello apertura automatica. Ma capite bene che, ripeto, in alcune parti della città e soprattutto nel centro storico medievale, questi meccanismi, questi accorgimenti non sarebbero neppure pensabili. Quindi ecco, noi con questo regolamento abbiamo disciplinato dal punto di vista tecnico, integrando cioè il codice della strada con quelle che sono le esigenze poste appunto dalla nostra città, abbiamo cercato di proporvi
un testo che tenesse conto di quelle che sono appunto le realtà di fatto su cui ci andiamo a misurare tutti i giorni. Quindi questo regolamento va, ripeto, a integrare la disciplina posta dal codice della strada. Ecco, questo per un inquadramento generale dei nostri due regolamenti. Bene. Ci sono domande da parte dei commissari? Non lo so, se non ci sono domande, niente, riassumevo un attimo le due proposte. La proposta 80 diceva che i passi carrabili sono regolati dal codice della strada in maniera generale, quindi va caratterizzata la costa, una città come la nostra. Si diceva prima che l'altra volta che scattano alle richieste scattano le verifiche, quindi per i passi stessi, a raso, oppure dove c'è bisogno di modifiche di abbassamento del marciapiede, si va quindi a normare le caratteristiche geometriche dei vari passi e i requisiti. Credo che sia anche una cosa importante per sanare alcune situazioni che ci sono, no? Abbiamo visto in questi anni. Per l'altra invece sappiamo che ci sono parecchie richieste, ce l'ha detto ancora il comandante, per cui era necessario avere un regolamento volutamente, come l'ho letta io, agile e che potesse essere applicato velocemente, anche perché è stato discusso tutto nel comitato della mobilità, per cui siamo avanti. Bene, ci sono domande relative? Se non ci sono domande, allora andiamo alla votazione. Io siamo pronti, Gianluca. Noi non partecipiamo. Va bene, bene. Serve ovviamente per allora, poi votare. Su tutte e due, su tutte e sì, due. Sì, te lo dico direttamente ora. Senza... Sì, sì, sì. Allora, non partecipo. E non partecipo. Non lo segno, eh. Ok, allora io andrei prima con la 80, Gianluca, va bene, no? Sì, allora metto in votazione il regolamento tecnico dei passi carrabili, approvazione, espressione parere della prima commissione consigliare, la data è il 30/11/22 della numero 80, chiedo chi è favorevole, io sono favorevole, Barbuti? Favorevole. Biondi non partecipa, Conversano? Favorevole. Vini non c'è ancora, non l'ho ancora vista. Ah, Biondi c'è, sì. Vini non l'ho ancora vista. Punzo? Favorevole. Simonetti? Favorevole. Colaini? Favorevole. Allora, e Trapani non partecipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene, allora metto a questo punto. Ora, poi questa scusa Presidente, poi questa sì. va domani. Consiglio domani. Io avevo chiesto se era possibile che andasse domani, però non lo so, dipende dai tempi del Consiglio, perché visto una cosa abbastanza trasversale e tranquilla, se si facesse sarebbe meglio, no? Però si dà uno strumento più veloce al comandante e a tutti per andare avanti. Se ci si riesce bene, se ci si riesce andrà a 13. Okay. Io credo che vada a 13, non vorrei sbagliare. Ma va, grazie. L'avevo detto al presidente, gliel'avevo detto. Guardiamo, non muore nessuno se si va a 13, tranquillo. Okay. Dicevo, per quanto riguarda la 81, il PD non partecipa al voto, allora metto in votazione la proposta del Consiglio numero 81 del 30/11/22, avente per oggetto il regolamento comunale per l'assegnazione dei titolari di contrassi disabili di spazi di sosta personalizzata. Approvazione. La nostra espressione di parere, io sono favorevole. Barbuti? Favorevole. Quindi non partecipa. Conversano? Favorevole. Dini, non l'abbiamo ancora vista. No, va bene. Punzo. Favorevole. Simonetti. Favorevole. Colaini. Favorevole. E Trapani non partecipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Allora, la parte burocratica l'abbiamo assolta in pieno. Comandante, noi se non ci sono domande da parte di qualcuno, la ringraziamo intanto per la presenza e poi guardiamo di fare questo sopralluogo, semmai insieme, anche sul litorale, che sapevo che c'erano alcune richieste in merito anche col garante disabili per vedere delle situazioni. Magari cerchiamo di trovare un momento che il tempo sia favorevole meteorologicamente siamo sempre a disposizione per dare logicamente una mano a voi che vi impegnate tutti i giorni sulla strada. Grazie. Buongiorno. Grazie a lei, Presidente, grazie a tutti per il sopralluogo. Quando vuole stabiliamo una data. Cerchiamo di, ora magari di dicembre sarà un po' difficile perché col bilancio e tutto sarà un po', ma delle volte capita che vediamo. Un buco spazio temporale, dai. Vabbè. Grazie davvero. Buona giornata a tutti, grazie. Buongiorno. Bene. Allora, dato che siamo qui, abbiamo fatto anche velocemente, io credo che si possa un attimino dare un'occhiata a quello che c'è, che abbiamo da fare, se siete d'accordo. C'è il discorso del ponte ciclopedonale. Che non so quando riusciremo a vederlo, perché ora giovedì c'è il consiglio e festa, no? E Dringoli voleva esserci anche lui, per cui credo si possa fare anche lunedì sul ponte ciclopedonale, con una richiesta anche Tolaini. Emanuela è arrivata ora, mi dispiace Emanuela che abbiamo già votato, siamo stati veloci oggi. Mi dispiace, scusate. No, va bene, figurati, non credo che sia un problema. E stavo dicendo che lunedì riuscì a fare qualche cosa, Gianluca ci ha mandato la disponibilità, no? Anche per il prossimo lunedì. Sentiamola, sia Fiorindi, Daole, la Trofa e il professore. Non ti sentivo. Mi senti? Sì, ora sì. Sì. Lunedì 12 il professore non c'è. Ah, non c'è. Ecco, assente per lunedì. Ho quello capito, di oggi e quello di lunedì. Lunedì prossimo. Vabbè, vediamo un po' se riusciamo. Il prossimo a fare un'altra cosa sul discorso dei, credo, PNRR, c'erano dei progetti già molto più avanti rispetto a quello che avevamo visto tempo fa, per cui vediamo lunedì questo, giovedì prossimo. Maurizio, sì, dimmi. Scusami, riguardo al PNRR, no? Sì. Siccome abbiamo avuto diverse comunicazioni, sì, ma prese per lo più per mezzo stampa. Certo. Se fosse possibile fare una commissione proprio riepilogativa, con l'assessore La Trofa, sì, ma una cosa riepilogativa capace di dare contezza sul tipo di progetti, sui finanziamenti ricevuti e sullo stato, certo, dell'eventuale affidamento degli incarichi sia per quanto riguarda la parte dei lavori, se ci sono già, oppure per il affidamento dei progetti esecutivi. Certamente, questo proprio volevo fare. Cioè, qualcosa a largo spettro. Ecco, benissimo, questo, sì. E poi sì, un'ultima cosa, Maurizio, scusami il disturbo. Ho letto che c'è stata l'inaugurazione di Piazza Donatello al CEP. Sì. E se fosse possibile capire, cioè, ora, vabbè, uno dice vai, guarda, se è stato fatto, però il progetto, no? Se fosse possibile un'illustrazione, se c'è qualcosa di simile già previsto in altri quartieri, perché Piazza Donatello è stato un progetto, diciamo, quasi un fulmine a ciel sereno, no? Cioè, sì, sapeva che c'era un'attività di attenzione su queste aree, però credo che sia partito da un problema di manutenzione più che altro, però lo posso immaginare una cosa del genere, che poi ha scaturito invece
un progetto. No, perché lungi da me voglio rifare polemica, però mi sembra proprio che non sia mai stato intercettato, diciamo, come argomento da nessuno. Cioè, lo so, forse lo sapevi te, ma per ovvi motivi. Sì, lo sapevo perché sapeva, ma credo che ora poi se mai ce lo diranno compiutamente, dai, ok? No, facciamo così, scusa, sul discorso del riepilogativo sui fondi PNRR, sui progetti e tutto, un primo focus magari su interventi minori come può essere questo, che poi minori non sono perché vanno poi incide abbastanza fortemente, che ne so. Ricordi si parlava di Piazza Toniolo, che si è avuto soltanto informazioni relative. Piazza Toniolo, questo, altri piccoli interventi che ci sono stati, ecco. Quello quello che mi fa un po' riflettere, però, è un fatto che su Don Bosco c'era il progetto di piazzare Petrarca da 2019 e quello non è stato nemmeno messo, diciamo, in conto, no? Nel bilancio complessivo dell'intervento. Sentiamo anche quello che punto cioè vorremmo capire un attimino qual è la ratio utilizzata per la scelta delle priorità degli interventi su quartieri, ecco. Questo lo inseriamo nella comunicazione per lunedì, sentiamo se la Trofa e Zaule, grazie chi è che ha fatto i questi interventi che se sono disponibili per... Vabbè, a parte la questione tecnica che sì, diamo, non è mia intenzione essere in mezzo, ma mi interessa più la ratio politica, ecco. Certo. Quindi preferisco avere senza dubbio preferisco avere l'assessore La Trofa a relazionarci su questo. Ah sì, sulla questione tecnica. No, ma vedi, io invito sempre anche i tecnici perché magari ti possono dare delle indicazioni precise sulla cosa senza nessun problema. Ho visto. Però mi premeva. Sì, ho capito. Altri aspetti. Ho scritto PNRR riepilogativa sui tipi finanziamenti ricevuti, stato degli incarichi. Piazzare Donatello progetto e altri interventi minori che sono stati fatti o che sono in itinere, va bene? Sì, dai. Grazie. Ponte circopedonale non il 12, e poi vamo un'altra cosa che mi sto dimenticando. Poi logicamente ci sarà il discorso oggi abbiamo DUP e poi ci sarà il bilancio, perché saremo abbastanza impegnati col bilancio e come avete visto è stato dato la priorità alla quarta commissione sulle nostre, però ecco, con oggi e con lunedì prossimo, se facciamo lunedì prossimo siamo già altre commissioni, per cui vedi, il nostro lo facciamo, poi penso che ce ne sia addirittura la possibilità di farne un'altra e poi vediamo, la settimana del bilancio credo sia impossibile, assolutamente, perché ci impiegherà impegnati, anche se non lunedì, però vabbè, vediamo un attimo, via dai. Ok, se non ci sono altre cose, ho visto Biondi che era lì pronto col ditino. No, quindi diciamo le prossime commissioni sono allora il ponte lì di San Rossore, PNRR. Cioè, fra l'altro c'era anche un'altra cosa, ecco, mi è venuta in mente, è una cosa anche molto importante. E avevo chiesto al sindaco di venire in commissione per parlarci anche sul discorso di cosa ha parlato a Roma con il sottosegretario, ecco, su tutto il discorso delle infrastrutture, che anche quello è importante. Lui era ben disposto, senza nessun problema, a venire. Però le cose con il giovedì che si fa festa e l'altro giovedì che si è fatto consiglio si saltano turni, c'è Bezzi, se no sarà già avanti. Va bene, okay. Mentre quella cosa che si diceva l'altro giorno inizio commissione, che poi con la Ricci da vedere, da valutare. Quel discorso lì è da vedere, perché dipende da cosa loro fanno con l'avvocatura civica. Se fanno un atto di giunta, se fanno un atto di consiglio, se fanno
non lo so. Ah, potrebbe essere fatto anche un atto di giunta direttamente. Non lo so, l'ho dedotto sì, io, sì. Ma non lo so. Forse secondo il dettame, forse sarebbe meglio di consiglio. Cioè, qualche cosa di molto breve che però identifica in modo chiaro il discorso, capito? Comunque possiamo rimanere un po' attenti su questa cosa. Ma certo, c'è un'attenzione mostruosa, ho ricevuto anch'io un sacco di perché sono tutti allarmati. Certo. Credo, detto fra di noi, credo che sia una bolla di sapone, nel senso, perché non è che noi ci rifacciamo al regolamento, alla legge regionale Veneto in il tutto e per tutto. È articolato in maniera... l'avete visto in maniera completamente autonoma, diversa, cioè hai un riferimento a quella, ma quello che hai fatto all'interno del regolamento urbanistico è un'altra cosa, ecco, totalmente un'altra cosa, per cui anche la richiesta di sospensiva che c'è stata, la vedo, vabbè, la valuterà chi la deve valutare, ecco, okay. siamo disponibili su tutto, senza nessuno. Sì, diciamo l'importante è tenerlo un po' sott'occhio, certo. È una cosa dove tanti tecnici sono sensibili, no? Visto che comunque sia, era una cosa che è stata fatta, non mi ricordo, mi sembra si votò anche noi in minoranze, perché comunque certo, era qualcosa è una cosa che di snelliva buon senso. Tanto... Che snelliva, di buon senso, che andava proprio a facilitare il lavoro dei professionisti, per cui voglio dire, è una cosa assurda. Bene. Scusa, Maurizio, scusami. Dillo. Una piccola, un piccolo chiarimento. Allora, mi è giunta voce, e quindi chiedo eventualmente una verifica presso gli uffici, che potrebbe essere, non più non più applicabile il 16 bis. Quello, stiamo parlando di quello. Ah, ok. Stiamo parlando proprio di quello. Ok, allora, scusate, ma perché non c'era l'altra volta? Allora, stiamo parlando in modo abbastanza critico. Niente di particolare. Scusatemi, allora, è importante aver capito. Ho ricollegato. Il discorso è questo, lo disse la Ricci l'altra volta. È arrivato da parte di un professionista, credo toscano, non vorrei sbagliare. Di Siena. Una diffida all'uso di questo regolamento così come era stato modificato, va bene? Sì. E soltanto per il fatto, a quello che ho capito io, prendiamole con le molle le cose, soltanto per il fatto che si rifaceva la legge regionale del Veneto in merito, che è stata dichiarata per alcune parti incostituzionale, credo, Biondi, insieme, no? Che sia una cosa del genere. Sì, per il primo comma, quello dell'abitabilità e degli edifici. Ecco, siccome il nostro regolamento con la modifica si rifaceva a quella, è stato questo professionista ha chiesto in autotutela che venisse, come si dice, annullata, insomma, che non si fosse presa in considerazione. Per cui c'è logicamente da fare degli atti che dicano sì, noi ci siamo riferiti alla legge regionale, però il nostro è una cosa completamente a sé stante. E questo non so se viene fatto di ufficio, se viene fatto di consiglio, vediamo quali sono i termini che ci propone l'ufficio. È una cosa che va sicuramente seguita perché c'è stato un grossissimo allarme. Sì. Tra l'altro giustificato, a questo punto giustificato, perché vuol dire una cosa che snelliva, una cosa che ci portava del beneficio, sembra che non possa essere applicata. Dicevi, Alessandro? Dicevo, tra l'altro sembra che questo professionista si diverta in qualche modo, uso il termine divertimento, a impugnare cose, vado allo stadio. No, ad impugnare provvedimenti simili in varie parti della Toscana, dell'Italia. Però siccome è una cosa che va su che tocca dei tasti abbastanza importanti, certo, bisogna rispondere con una sinfonia, ecco. Certo. Grazie mille. Ma scherzi, voglio dire, stiamo seguendo con attenzione, infatti, con la Ricci. Bene. Non so se c'è altro. Se non c'è altro, io vi ringrazio. Stamattina abbiamo fatto abbastanza veloce, anche perché quando si preparano le cose prima, poi io, vedete, tante volte riesco
a sapere un attimino prima quali possono esserci di delibere, di proposte. Se si affrontano come argomento, poi siamo più informati e riusciamo a poi arrivare in fondo al discorso con una cognizione di causa maggiore. Bene, io ringrazio tutti e ci sentiamo oggi, perché oggi ce n'è un'altra di commissione. Corea oggi? Quella su DUP, credo alle il bilancio. Tre, sì, tre. Il bilancio, sì. Okay. Bene, grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ciao, buongiorno.